Salve a tutti, sono la dottoressa Giovanna Paderino, educatrice e specializzanda in progettazione e prevenzione del disagio sociale. Sono altresì esperta in difficoltà dell'apprendimento e dell'iperattività. Oggi sono qui per presentarvi il libro Strumenti e tecniche di valutazione pedagogica curato da Samuela Mendola ed Alessandro Presciandaro della Photocity Edizioni Open. Il libro è redatto sia da me che da altri miei colleghi, pedagogisti ed educatori e tutti i soci della PEI, ossia Filomena Durante, Daniela Pacillo, Ilenia Amati, Angela Pisa, Carmela Pezza, Monica Garau, Daniela Sanna, Katia Celidomio, Ilaria Cianchi, Giulia Giovinazzo, Cinzia Urbano, Giorgio Cingari, Maria Luisa Lapisarda e lo stesso Samuela Mendola. A differenza di altri libri cattedratici, questo è un manuale pragmatico rivolto a tutti i professionisti del settore educativo e formativo, il cui filo conduttore è la valutazione pedagogica, intesa come un processo dinamico e complesso che si pone all'inizio di un percorso valutativo e diagnostico e trova il suo epilogo nella progettazione di un piano educativo individualizzato. All'interno del testo troverete delle tematiche piuttosto attuali, che e i corrispettivi strumenti scientifici da noi trattati. Per quel che concerne le tematiche attuali, sono le difficoltà dell'apprendimento, i cosiddetti DSA, la residenza sanitaria assistenziale, indicata con l'acronimo RSA, i disturbi del comportamento alimentare, i cosiddetti DCA, l'integrazione scolastica, le competenze genitoriali, l'ansia, la valutazione sia dell'autostima che del disegno infantile, la ricercazione, la motivazione allo studio, la selezione del personale in azienda e e per finire, la rieducazione dei minori in carcere. Per quel che concerne gli strumenti scientifici, sono i questionari strutturati che troverete per esempio all'interno del progetto finalizzato all'educazione alimentare, l'intervista biografica, le checklist, l'osservazione videoregistrata, le griglie di valutazione e il colloquio educativo come pratica pedagogica. Il nostro obiettivo con questo manuale è quello di fornirvi non solo degli spunti di riflessione, ma anche delle tecniche spendibili come voi vogliate nella vostra professione. È possibile acquistarlo sia in libreria che su ordinazione che online al sito www.photocity.it. Grazie per l'ascolto, buona lettura e arrivederci.